Sagittario, buon 2021. Cosa augurare ai più fiduciosi dello zodiaco? Beh, intanto quello che vi posso anticipare è che il nuovo anno ha in serbo per voi delle bellissime sorprese e vi verrà anche restituito un qualcosa che vi è stato sottratto o che si è bruscamente interrotto nel corso degli ultimi anni. Infatti, negli ultimi anni il Sagittario ha avuto un po' come l'impressione di viaggiare con il freno a mano tirato. Non è un caso che dal 2015 la vostra vita ha subito un importante cambiamento e che alcuni nati del segno, oltretutto, stanno ancora oggi pagando proprio le conseguenze di tutte le decisioni sbagliate, che avete preso nel corso degli ultimi anni e che vi hanno poi portato a confrontarvi anche con dei limiti, limiti nelle questioni economiche, situazioni professionali da mettere a posto, situazioni legali che vi stanno con il fiato sul collo, situazioni connesse magari alla famiglia, alla casa. Ed ecco che nel 2021 avrete finalmente la possibilità di sbloccare questi problemi, risolverli, ma non solo, perché il 2021 vi restituirà un qualcosa che vi è stato tolto o che voi non avete colto in termini di opportunità nel 2012. Quindi andate un po' ad analizzare che cosa è successo, quali treni sono passati e non avete preso per mancanza di tempo, perché la vostra vita vi ha portato altrove in quel momento, o forse non eravate pronti, ma sicuramente nel 2012 qualcosa si è interrotto. Ed ecco che nel 2021 si presenteranno le condizioni ideali per rispolverare un progetto, ma anche per cogliere delle nuove opportunità che vi restituiscono un qualcosa che vi è stato tolto, anche in termini di autonomia e di libertà d'azione. Questo è un po' il comune denominatore. Poi ci saranno comunque dei mesi energeticamente impegnativi nel 2021, ma li affronterete con un piglio e una determinazione completamente diversa. Inoltre, Saturno e Giove, che transitano nello spazio zodiacale dell'Acquario, vi aiuteranno ad aprire delle porte che vi hanno sbattuto in faccia nel corso degli ultimi anni. E quindi c'è la possibilità di riprendere dei rapporti nelle conoscenze, avrete la vita un po' più frizzante e c'è anche la possibilità di mettere a frutto un progetto sul quale state lavorando, su cui state lavorando da parecchio tempo. Siccome voi entrate a gamba tesa in alcune situazioni, in tutte le situazioni, e poi vi rendete conto di aver rotto le uova e dire ops, è successo, in alcuni momenti del 2021 bisogna stare un po' attenti a come ci si comporta e a come ci si muove, soprattutto tra gennaio e febbraio. A livello professionale, nei rapporti professionali, in quel periodo, in quel momento è meglio non crearsi troppi nemici, ma soprattutto tutti i progetti che avete in caldo teneteveli per voi e tutto quello che ha a che fare con la routine, con il lavoro e che vi appesantisce, apparirà per quello che è, e quindi sotto forma di situazioni di responsabilità che vi stanno strette o che devono cambiare, e voi semplicemente dovete mettervi lì, analizzarle, guardare bene quali sono le opzioni che si nascondono dietro a una scelta importante e sviluppare il progetto che porta meno problemi e che causa meno problemi. Quindi mi raccomando, attenzione in quei mesi. Un altro momento che può presentare delle criticità è poi giugno e luglio. In realtà non sono proprio delle criticità, però bisogna mettere un po' al sicuro, proteggere, non andare troppo veloci, stare un po' sul chi vive, perché avrete la tendenza ad esondare, ad andare troppo veloci e a lasciarvi indietro dei pezzi importanti. Quindi mi raccomando, non correte. Tra marzo e aprile, Marte forma un'opposizione e in quel periodo avrete la possibilità di risolvere una volta per tutte quei problemi che vi hanno fatto passare la sete con il prosciutto crudo negli ultimi anni. Poi
Poi un transito particolarmente significativo tra maggio e luglio del 2021 sarà lo spostamento di Giove che transita temporaneamente nel segno dei pesci. Questo transito gli permetterà di espandere delle cose che appartengono alla famiglia, al lavoro, avrete la possibilità di ricevere delle boccate d'ossigeno. E di risolvere anche tutti quei problemi connessi alla famiglia, alla casa, nelle questioni economiche. Ci sono degli aiuti, degli interventi che arrivano e vi agevolano, ma possono anche arrivare delle eredità finalmente che vi aiuteranno a raggiungere poi i vostri obiettivi, dandovi più libertà d'azione. Un altro momento che può ancora creare qualche oscillazione sarà ad agosto, perché Marte entra in quadratura nel segno della Vergine. Lì dovete stare ancora un po' attenti a come vi muovete, a non prendere le critiche che vi verranno fatte come un qualcosa che vi ostacola, ma dovete prendere quelle critiche come un monito per migliorare, per andare avanti. E risolvere e perfezionare quello che dovete perfezionare. Ottimo sarà l'autunno, invece, che vi regalerà delle opportunità molto interessanti e vi permetterà anche di sviluppare dei progetti nuovi e di fare delle nuove amicizie o ad agganciare delle nuove conoscenze che vi aiuteranno ad aprire le porte. Questo è un po' il comune denominatore. Per quanto riguarda il discorso sentimenti, c'è un periodo nel 2021 dove bisogna mettere in chiaro delle cose ed è tra marzo ed aprile. Alcuni rapporti possono arrivare al capolinea se sono troppo sfilacciati, se non presentano più delle garanzie di continuità, ma può anche questa opposizione di Marte tra marzo e aprile alzare l'asticella nelle aspettative e dare la possibilità al Sagittario di mettere sotto revisione un rapporto. Quindi lì poi bisognerà andare ad analizzare la situazione sul singolo e quindi bisognerà vedere poi a livello individuale che cosa succede. Tuttavia ci saranno dei momenti particolarmente interessanti per la coppia che si vedrà sicuramente nel 2021 un ritorno a fare progetti a lungo termine, a pensare in grande, ma anche a programmare dei passi importanti per la costruzione del prossimo futuro, perché il 2021 presenta delle condizioni che porteranno poi nel 2022 ad assestarsi a livello di coppia e quindi si può parlare di pianificazione di un matrimonio, di un cambio di casa, si può già iniziare a vedere che cosa sta per arrivare e questo accadrà nel 2021. Per quanto riguarda invece il discorso single, occhi bene aperti all'orizzonte tra giugno e luglio e ancora tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, perché lì avrete la possibilità di fare degli incontri, niente male. C'è già anche a inizio anno la possibilità di incontrare delle persone, tuttavia ho come l'impressione che i single avranno una velocità un po' diversa dalle persone che incontreranno e quindi non c'è proprio la possibilità di costruire in quel momento, ma non escludo che possano poi ritornare strada facendo nel corso dell'anno. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, se vi siete rispecchiati nella descrizione, soprattutto del passato. Pollice in su se vi è piaciuto, io vi auguro uno splendido